Il silenzio ha molte voci e ha avuto molte voci nella mia vita e mi ha dato ispirazione, a volte consolazione, persecuzione. In tedesco mi aveva ispirato un lavoro perché stumm, la parola stumm, che vuol dire stare muto, aveva ispirato, aveva tradotto un momento veramente pesante della mia vita in cui ero stata ammutolita, bloccata nel parlare e questo blocco era così doloroso che diventava così sonoro come solo la parola stumm sa essere paradossalmente il contrario di se stessa e quindi l'avevo ricamata su un lungo drappo rosso che non a caso ritorna a parlare di silenzio come le tue scritte. E il silenzio però può essere anche un momento assolutamente contemplativo e che ci pacifica e innalza verso il punto più vero di noi stessi.